Parlamento. Questa è una situazione davvero originale. Riteniamo e auspichiamo che su alcuni punti del Parlamento, non era ancora a disposizione del Parlamento e quindi non lo conoscevamo neanche noi come regioni, ma mi auguro bilancio. Questo è il nono bilancio che io approvo da Presidente della Regione, di cui pare in questi 9 anni, e non accadrà neppure nel 2019, la leva fiscale disponibile una nuova quest'anno sull'IRAP per le aziende speciali della persona, che vedranno un alleggerimento ulteriore del gettito riguardante l'IRAP. 19, 20 e 21, un impegno complessivo di investimenti per 54 milioni di euro della spesa in conto capitale. Troverete la scheda, dei comunitari, dei dati, fondi statali, sono risorse proprie dell'ente regione. Dove andiamo? Ci tengo a dirlo in modo particolare, sono risorse di cui i beneficiari finali a volte sono gli enti locali, i comuni e le province, come tutto il settore della via, ma anche a supporto dei comuni e delle province sulla loro viabilità. Non devo spiegare che qui manteniamo impegni, interventi che saranno, che vedranno soggetti attuatori, l'agenzia forestale, i consorzi di bonifica, quindi è prevenzione.